il cibo di Colmelli. La comunità, la comunità ricorda i suoi caduti, questi sono i caduti più importanti, insomma, e quindi importa anche sul territorio, perché tutti i nostri caduti sono ricordati nei monumenti che ci sono a Luvigliano, che c'è a Torreglia e a Torreglia Alta, e lì ci sono i nomi delle persone che hanno perso la vita nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale. Dove possiamo trovare il monumento? Il monumento è in mezzo al bosco ed è dove probabilmente è stato ucciso e hanno trovato il cadavere quel giorno. Quello che vi dicevo, la fattoria è questa qui di fianco, dove c'era la frasca, e i partigiani erano nascosti lì dietro. E quindi loro sono passati qua e poi, ovviamente passando nel bordo del bosco per essere coperti forse, per non essere su uno spazio libero. Saranno passati sopra così, sono andati dentro lì e poi sono andati lì. Mentre Spumoleri è andato su qua. E da lì i tedeschi sono partiti per venire a chiamar vendetta per l'atto che avevano subito verso la frasca. Pare che non siano neanche arrivati fin là, perché quel colpo di mitragliatrice che ha ucciso Spumoleri, perché quell'arma che ha sparato sono armi che hanno una gittata molto lunga, 3.000 metri, 3 chilometri. Ero un giovane che è militare, era retintente, perché molti soldati, quando c'è stato l'8 settembre del 43, hanno lasciato le armi, hanno lasciato l'esercito. E qui era nata la Repubblica di Salò. E molti non si sono identificati e quindi hanno scelto di andarsene. Il generale Graziani, comandante dell'esercito della Repubblica di Salò, ha detto che i renitenti alla leva sarebbero stati uccisi. Questo ha obbligato a decidere. La guerra era chiaramente persa, perché gli americani erano sbarcati dal sud, stavano venendo su pian pianino e sembrava che nel giro di pochi giorni fossero arrivati qua. Quindi i ragazzi hanno dovuto cominciare a organizzarsi, hanno cominciato a sentir parlare di politica, di socialità, e che poi esisteva anche un altro mondo. Guardo al monumento che abbiamo visto dedicato a Guido Volè. È sempre stato lì quel monumento? No, non è stato sempre lì. Quando abbiamo fatto i 70 anni, da quella data in cui lui è stato ucciso, è stata organizzata una festa e quindi è stato sistemato il monumento che era qua sopra, che si era rovinato nel tempo. Però si era pensato di mettere anche qualcosa fuori, perché da fuori non si vedeva questo, avete visto quanto faticoso è stato arrivare nel bosco, no? E quindi si è pensato di metterlo fuori. All'inizio una targa di rame che è stata appesa sulla muretta, che voi vedete che anche questa è storica, perché è da sempre, io l'ho sempre vista, e a secoli voglio dire. Però non si vedeva tanto, e quindi è stato costruito questo che vedete, che è una trachite che viene qui dai colli, e poi questa piccola lamina incisa è stata collocata là sopra. Quindi sono circa 9-10 anni, insomma.